Ciao, questo è il secondo pacco di una serie che mi è arrivata tutto insieme. Ovviamente aperti, come vedete. Scusate il gatto che non può stare con le porte chiuse. Chiedo scusa, tra un po' probabilmente sentirete che bussa per uscire, che i gatti, alcuni gatti, il mio perlomeno è così, non riescono a stare con le porte chiuse o finestre chiuse, devono, eccolo, infatti già va verso la porta, devono essere liberi, vedere, non vogliono vedere ostacoli al loro cammino. Adesso però se non bussa che dà fastidio alla registrazione, aspetta. Dicevo, secondo pacco, aperto perché chiaramente sono arrivati alcuni giorni fa, non l'ho fatto i video, sono rimasti così, però dovevo verificare che cosa ci fosse dentro e in che condizioni era. Adesso non mi ricordo che cosa c'è qui, lo andiamo a vedere insieme. Allora. Anche questo, solito, la solita carta imbottita, sfiliamo, qua, con questa apertura a stick, e voi direte, cos'è questo strano oggetto blu elettrico? È un portachiavi, i più svegli lo avranno già intuito. Si può attaccare una cordicella, una catenella qui in questo buco libero. Outdoor EDC, perché questo è l'ideale appunto per un EDC. Vi spiego come è fatto. Innanzitutto ci sono delle viti, cioè ciò che lo trattiene le due parti, hanno la forma di vite che possono essere strette o allargate. In realtà adesso come sono messi sono più strette possibili, meno di così non si può, ma adesso è vuoto. Chiaramente andando ad inserire delle chiavi aumenta anche lo spessore. Per inserire le chiavi ovviamente bisogna svitare ed aprirlo. O da un lato o dall'altro si mettono. Adesso vi spiego perché sembra semplice e lo è, però spiegarlo. Ecco, questo cerchiamo di non perderli questi pezzi. Allora, questi pezzettini di gomma sembrano delle guarnizioni, non sono delle guarnizioni, ma sono dei divisori. In pratica, vediamo quanti sono, qui ne ho 4 in mano e qui altri 2, quindi 6 in tutto. Non ho portato delle chiavi adesso per mostrare come effettivamente andassero sistemate, forse avrei dovuto farlo, ma avrei dovuto cercare anche delle chiavi. Do un consiglio, di solito non si mostrano mai le chiavi in video, però qualora vi dovesse capitare per chi fa l'attività di YouTuber, non mostrate mai, tanto più se siete personaggi in vista che si sa dove abitate, non mostrate mai le chiavi, per carità. Anche quelle con cilindro europeo, che sono le più recenti, le più inattaccabili, si apre tutto, per carità, però quelle con cilindro europeo sono quelle attualmente più inattaccabili. Si può riprodurre solo vedendola. Figuriamoci quelle a doppia mappa o peggio ancora un paio di chiavi normali, quindi non mostratele in video. Se
se dovete fare un video così didascalico, come avrei dovuto farlo io, prendete delle chiavi vecchie che non servono più a nulla, o di sicuro non quelle di casa o di qualsiasi altro. Questo lo dico a margine adesso dell'apertura pacco. Dunque, ci sono questo portachiavi, è composto da di alluminio, è molto leggero, da questa struttura, questo lato sotto della struttura, in cui si infilano, stacco un po' queste guarnizioni di gomma perché a forza di stare attaccate si sono incollate e non è una cosa buona per la gomma. Ecco, così almeno la gomma respira. E dicevo, si mette una guarnizione. Devo aprire al gatto. Una guarnizione ed una chiave che va inserita così. Poi chiaramente la chiave che vi interessa potrà ruotare e quindi uscirà fuori in questo modo, e poi vi dirò anche l'utilizzo che se ne può fare. Voi così avete, con la chiave che esce da questo verso, potete andare ad utilizzarla. Comunque mettete una chiave, vedete che questo è molto grosso, questo lato qui. Ma poi si può usare anche questo, adesso facciamo questo a titolo di esempio. Poi un'altra guarnizione, una chiave, un'altra guarnizione, una chiave, ce ne mettete quante ce ne avete, il massimo chiaramente, e via dicendo, una guarnizione, una chiave, una guarnizione, una chiave, e si conclude con un'altra guarnizione. A questo punto queste saranno molto più larghe e arriveranno al limite, e queste saranno piegate così. E qui bisogna stare attenti perché se non sono troppo spesse è possibile fare lo stesso lavoro di qua, quindi avremo una serie di chiavi che sta piegata in questo modo ed un'altra serie di chiavi con l'anello, come chiamarlo, quello, l'anellino, il buco, quello in cui si mette il portachiavi normalmente. Di solito non è così grosso, ma c'entra questo, che sta così. Quindi che mettete che ogni dito è una chiave, farebbe un lavoro di questo genere e si andrebbe a chiudere. Poi ve le ritrovate tutte in questa posizione, poi andate a scegliere, la spingete o la sollevate se ci riuscite e avete la vostra. La chiave vi serve, si richiude in questo modo, la vite più grande chiaramente va nel buco più grande e via, visto che quella più piccola in quella più piccola. Ora, questo è un portachiavi per EDC, perché è molto leggero, è pratico, è comodo perché le chiavi stanno al loro posto e non tendono a, come in un portachiavi normale, a sbarellare a destra e a sinistra, una chiave di qua, una di su, una di giù. Stanno tutte ferme qui. Quindi semplicemente questo è la sua larghezza massima. Poi se volete attaccarlo con una catenella c'è questo buco qui. Ma un altro utilizzo che può essere, si può fare, è come oggetto contundente per difesa. Se è sufficientemente stretto qui, o meglio, qui più di così non si può stringere, quindi l'importante è che ci sia un numero congruo di chiavi, un numero congruo di chiavi, poi renderebbe la struttura anche molto più robusta, più stabile, perché altrimenti è sottile, via, da semplice alluminio. Quindi queste due
due barriere laterali sarebbero molto più ferme se qui si riempie, questo sarebbe molto più compatto, anche più pesante, sarebbe possibile, vedete, è abbastanza ergonomico e si potrebbe utilizzare quindi con una chiave che spunta in questo modo, utilizzarlo come arma impropria. Quante volte avete sentito dire che in caso di necessità, soprattutto per le donne, le chiavi o il tacco, ma di solito le chiavi si dice. Ecco, una chiave normale, per quanto lunga possa essere, una parte va impugnata, quindi non rimane molto della, se la volete tenere bene, di parte effettivamente contundente per la difesa. Invece questo ve l'allunga parecchio, cioè la mano la potete tenere, è questo per afferrarlo. E la chiave, che sia 7-8 cm, 10 cm, nel caso di una doppia mappa sono anche parecchio lunghe, va a svolgere quella funzione lì che nessuno di noi vorrebbe, tantomeno si dovrebbe trovare costretto a farla svolgere ad una chiave, ma ahimè, sapete che è la legge, si dice sempre in Italia, no, non è in Italia, è in Europa. In Europa, l'Italia al contrario, bisogna riconoscerlo dal punto di vista armiero della difesa, non dico delle armi proprie bianche, su quello non ci si può comunque girare, però almeno per la detenzione è messa meglio di tanti altri paesi europei, forse alle spalle solamente, esclusa la Svizzera, solo alle spalle della Repubblica Ceca, che ha una tradizione molto simile. No, scusate, della Slovacchia o Repubblica Ceca, comunque hanno una tradizione vicina a quella americana, vicina a quella americana, quindi non ci possiamo lamentare sempre per quella faccenda lì. Per il discorso però che non si può girare con nulla se non con un mazzo di chiavi, ecco, allora cerchiamo di rimanere nell'ambito della legge, ma un oggetto di questo tipo può renderci le cose un pochino più semplici. Prezzo 1 euro, spaccato 1 euro, spedizione compresa. Quindi davvero irrisori. L'apertura pacco barra recensione o unboxing, chiamatela come volete. La concludo qui e proseguo con le mie aperture pacco, voi le vedrete scaglionate nel corso dei giorni. Ciao e alla prossima.